Alice, come sta? Benvenuto. Fuori programma desidero esprimere un ringraziamento. Desidero esprimere un ringraziamento ai quattro studiosi che hanno ricevuto il premio prestigioso conferito dalla Fondazione Balzan per aver illustrato il significato dei loro studi e il senso del loro impegno scientifico. Al di là dell'apparente distanza tra gli ambiti di ricerca dei loro studi, vi è un filo comune che li lega, ed è il valore della ricerca scientifica, l'avanzamento della conoscenza, il benessere dell'umanità. E in questo periodo storico è un messaggio di grande importanza, davvero definibile prezioso. Grazie per gli studi, complimenti ai premiati, grazie alla Fondazione Balzan. Sono lieto che questo messaggio sia stato sottolineato nel Palazzo del Quirinale. L'azione politica guarderà al mondo imprenditoriale come elemento fulcro centrale della crescita, ma anche della crescita lavorativa, oltre che del PIL. Quindi uno dei temi centrali della mia azione di governo è stata quella di semplificare. E se i dati di crescita del PIL certificati dalla Banca d'Italia, non da Renato Schifani, ci danno come regione che cresce maggiormente rispetto ad altre regioni in un solo 2 anni di governo, evidentemente un significato c'è. Tutto si lega. Abbiamo registrato nel 2023 maggiori entrate fiscali per 5 più di mezzo miliardo. Lavoreremo su questa legge di stabilità che consoliderà il nostro trend di attenzione al mondo dell'impresa, alla crescita, allo sviluppo e anche al sociale, naturalmente. E abbiamo un organismo che secondo me è il fiore all'occhiello, quello dell'IFIS, che velocizza quello che il legislatore, il governo mette a disposizione in termini di investimenti e di risorse pubbliche, perché non basta avere le risorse, non basta avere dotazioni, occorre poi saper spendere dei sistemi fluidi e veloci per rendere la spesa, la somma pubblica, il denaro pubblico fruibile. E questo è il mio impegno su cui ho puntato, e ho puntato su una struttura. I poliziotti della Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia hanno arrestato un trafficante internazionale di droga sbarcato da un traghetto proveniente da Barcellona con 87 kg di cocaina pura del valore di mercato di circa 10 milioni di euro. Durante lo sbarco, gli agenti hanno effettuato dei controlli su alcuni veicoli e sui relativi conducenti e passeggeri. In questo frangente un trattore stradale, con agganciato un semirimorchio condotto da un uomo, ha attirato l'attenzione dei poliziotti. Nelle fasi iniziali del controllo, l'autista è sembrato nervoso e poco collaborativo e tale atteggiamento si è acuito non appena il cane poliziotto, Evviva, si è accostato al camion. La contaminazione da stupefacente, segnalata dal cane all'interno del posto guida, non ha trovato all'inizio una conferma visiva. La perquisizione dell'abitacolo, però, ha permesso di scoprire due telecomandi, simili a quelli utilizzati normalmente per l'apertura dei cancelli elettrici con vicino alcuni fusibili. I poliziotti hanno notato infine uno slot vuoto, dove hanno inserito il fusibile. Infine hanno azionato un telecomando e i due sedili anteriori hanno iniziato ad alzarsi elettronicamente svelando un doppio fondo chiuso con nascosti numerosi pacchi. 79 panetti per un totale di 87 kg di cocaina. È questo il risultato dell'ingegnosa procedura messa in atto per il trasporto internazionale della droga, che però non ha evitato il carcere al conducente del mezzo. Sportability è ufficialmente operativo. Il progetto, che rientra nell'ambito di Play District, spazi civici di comunità, è stato presentato stamani nella sala convegni del Palmento Arena di Ragalna. Il percorso progettuale, riservato a soggetti che vanno dai 14 ai 34 anni, è stato promosso in campo nazionale, dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute. A Ragalna, comune in provincia di Catania che conferma le sue straordinarie attitudini sportive, il progetto è realizzato dall'ASD Sport insieme con il partenariato del Comune di Ragalna, dell'Istituto Marconi di Paternò Ragalna,
della cooperativa Marianella Garcia ed Eurosoluzioni con il coinvolgimento esterno dell'ente di promozione Chain. La nostra comunità è anche una vocazione sportiva. Come amministrazione stiamo puntando forte su quelle che sono le attività sportive perché vogliamo mettere in condizione i nostri concittadini e non solo anche dei comuni limitrofi un punto di riferimento per quelle che è l'attività sportiva. L'intento dell'amministrazione e l'obiettivo è proprio questo, mettere in condizione poi di poter sviluppare all'interno del nostro territorio le attività sportive, quindi l'amministrazione si è messa a disposizione e continueremo a farlo anche per il presente. Noi abbiamo proprio sul nostro territorio un'associazione sportiva con il tiro dall'arco dove abbiamo risultati enormi anche a livello nazionale, quindi questo ci fa enormemente piacere, è una disciplina che sta prendendo sempre più piede e ha tantissimi iscritti, quindi ci puntiamo forte anche come amministrazione. Ci troviamo qui allo Sheraton di Catania dove si è svolto questo interessante incontro organizzato dal Rotary Club Catania Est, presidente Roberto Salmeri, e dal Rotary Club Aci Castello organizzato da presidente Rosanna Aiello. Diamo la parola al nostro governatore. Grazie, sì, oggi ho avuto il piacere di incontrare i soci del Rotary Club di Catania Est presieduto da Roberto Salmeri e del Rotary Club di Aci Castello presieduto da Rosanna Aiello. Ho incontrato anche i giovani del Rotaract, qui abbiamo la presidente Doriana. Ho trovato due club veramente entusiasti, operativi, stanno facendo tantissimo sul territorio. Insieme stiamo cercando di dare un nostro contributo per in qualche maniera creare le condizioni nel nostro piccolo locale per favorire la pace nel mondo, rendendo il mondo un posto, le nostre comunità, un posto migliore dove vivere e quindi promuovendo anche la sostenibilità. Qui abbiamo anche la nostra presidente del Rotary Club di Aci Castello. Questa sera è una serata particolare perché abbiamo avuto qui il piacere di ospitare il nostro governatore, da apprendere da lui tante iniziative distrettuali, far presente quali sono i nostri obiettivi per quest'anno, e abbiamo avuto la possibilità di avere soprattutto tanti preziosi consigli che ci aiuteranno ad andare avanti in quest'anno e faremo sicuramente tante cose. Allora, prima di andare al nostro Roberto Salmeri, che è il presidente del Rotary Club Catania Est, che anche lui è sempre attivo, fa tantissimo, volevo dire che in questa serata abbiamo avuto anche autorevole, diciamo, istituzioni, a vari rappresentanti distrettuali che insieme al nostro governatore ci spingono e ci aiutano per una crescita sociale e anche umana, perché i punti cardine del nostro governatore ci hanno fatto riflettere sulla fondamentale situazione della squadra, perché dobbiamo ritrovare all'interno dei nostri club le energie, le risorse e quei quattro punti delle vie d'azione che ci danno la stella polare per poter crescere ognuno nelle proprie caratteristiche dei club, perché ogni club ha una sua anima, un suo spirito, quindi bisogna crescere secondo i nostri principi e peculiarità di ogni club. Buonasera, sono Doriana Spina, presidente del Rotaract Club Catania Est, e questa sera è stato un incontro veramente interessante, è stato uno spunto di riflessione e di crescita da un punto di vista personale e anche da un punto di vista di club, e abbiamo la conferma che stiamo lavorando bene, che stiamo andando bene e che dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a fare service, a essere presenti nel territorio con piccole attività, grandi attività e con la...